Siamo qui con Arrigo Milanesi della Farm Consulting, una società di consulenza per le aziende agricole. E avete introdotto sul mercato un software Ergo e ci vuole intanto parlare di questo software? Sì, grazie. Dunque, abbiamo introdotto il software all'inizio dell'anno. Il principio su cui si basa questo software è quello di introdurre il concetto di rami d'azienda, per cui ogni ramo d'azienda di cui è costituito l'azienda agricola ha un proprio bilancio. Questo per rendere più facile l'identificazione delle aree critiche di ogni azienda agricola. Attualmente il software è installato in oltre 50 aziende con le quali abbiamo cominciato a fare un lavoro di messa in comune dei dati per quanto anonimo. Ok, grazie. E se ci vuole parlare dei benchmark? Allora, avere un software, l'obiettivo di avere un software, è quello che ogni azienda abbia i propri dati di conto economico. Però questo non è ancora sufficiente. Una cosa che fa fare un passo avanti è poter confrontare i dati tra le aziende, in modo che ogni azienda possa avere, un confronto, diciamo, tra se stessa e il resto del mercato, in modo da poter, diciamo, individuare e affrontare le aree di maggior criticità o salvaguardare le aree dove si sente un pochino più forte. Per cui la messa in comune di tutti i dati economici delle aziende permette di creare dei punti di riferimento che servono a ciascuna azienda per posizionare se stessa rispetto agli altri. Faccio un esempio: se un'azienda spende per l'alimentazione del bestiame una certa cifra, ipotizziamo 25 centesimi, è interessante sapere cosa fanno la media delle altre aziende o quelle più performanti, in modo da avere un riferimento verso cui tendere. Per cui il lavoro dei benchmark serve esattamente per questo, per permettere ad ogni azienda, una volta avuti disponibili i propri dati, a potersi confrontare con altre aziende che fanno lo stesso lavoro. E invece il rank legato ai risultati economici è un concetto innovativo, ce lo vuole spiegare? Sì, allora, le aziende di vacche da latte sono particolarmente abituate a ragionare in termini di rank perché le associazioni mandano via via nel corso dell'anno gli elenchi delle bovine migliori geneticamente. È sempre stata aspirazione di ogni azienda in qualche modo che fosse disponibile una classifica per merito economico, per cui in base ai propri costi, in base ai propri ricavi e in fondo anche in base ai propri guadagni. Il rank, diciamo, è un passo avanti come concetto rispetto ai benchmark, perché una volta che si è stabilito come la mia azienda si pone rispetto alle altre aziende, è automatico dire: ok, in una ipotetica classifica, la mia azienda su quel determinato parametro, spese di alimentazione, spese di farmaci, manodopera o ogni possibile voce di costo, in una classifica. Io come mi pongo? Per cui ancora una volta si rende più evidente, diciamo, l'intendimento di permettere all'azienda di focalizzare nel miglior modo possibile, diciamo, la propria criticità o comunque lo spazio ulteriore di efficienza che c'è da recuperare. Ad esempio, se un'azienda sui costi alimentari è rank 60, beh, vuol dire che ha davanti a sé ulteriore spazio da recuperare. Se un'azienda è sui costi dei farmaci rank 95, beh, vuol dire che realisticamente rispetto a tutte le altre aziende non ha più tanta strada da fare, non ha più tanto da recuperare perché è già al top, deve presidiare bene per non scivolare indietro sostanzialmente. Per cui è un modo per rendere più evidente, in modo più plastico, la strada che uno deve compiere.
Ringraziamo Arrigo Milanesi per l'intervista. Grazie. Grazie.